Prima 4 giochi, poi un film, poi un RPG e infine un libro. Queste sono state le 4 idee principali del creatore del gioco horror più famoso di tutti i tempi, Scott Cawthon, prima una normale persona come gli altri, oggi persona famosa e stimata per il suo capolavoro che ha fatto scalpore in tutto il mondo, ovvero Five Nights at Freddy's. Agli inizi un gioco qualsiasi, per tablet, e dopo nemmeno una settimana il gioco horror più famoso di tutti i tempi. Non molti sanno che questo gioco è basato su una storia vera, ovvero il morso dell'87, che molti di voi conoscono se hanno giocato a Five Nights at Freddy's. Molti pensano che questo gioco sia stato inventato con una storia inventata. Non è così. Il morso dell'87 è un evento che si è svolto appunto nell'87, ma dai veramente, non ci posso credere, ma in che anno è avvenuto? Nell'87? È avvenuto negli Stati Uniti d'America, ragazzi, è stato un evento che si è svolto appunto in una pizzeria con animali animatronici, ragazzi, e appunto questo evento si è svolto nell'87 ed è successo per davvero. Quindi ragazzi, Five Nights at Freddy's è basato su una storia vera. Che bei giochi che crea Scott, davvero, proprio per lasciare gli incubi impressi nella mente di noi. Grazie, sei un grande, ti stimiamo, muori, ammazzato, bruciato. Comunque ragazzi, adesso, come molti sanno, sta per uscire un RPG che forse voi non sapete, ma questo RPG, ovvero FNAF World, RPG di Five Nights at Freddy's, che prima un gioco che ti faceva cagare sotto, ora sono stupidi, cioè stupidi si tirano le pizze come ha detto Luiz. Come molti sanno, sta per uscire un gioco RPG di Five Nights at Freddy's, appunto chiamato FNAF World. E ragazzi, forse non lo sapevate, ma uscirà nel mese di febbraio, almeno così per adesso. E infine, ragazzi, vi volevo accennare il fatto del film di Five Nights at Freddy's, che era appunto una piccola cicca che vi volevo accennare, che è questo praticamente è un film che stanno girando a Five Nights at Freddy's, ma voi forse non sapete che se girate su YouTube trovate molti ma molti video di finti film di Five Nights at Freddy's, ovvero fanfiction, piccoline animazioni, ma fatte davvero molto bene, a volte anche con un set cinematografico. Ragazzi, ma voi non sapete che in America stanno davvero lavorando su un film di Five Nights at Freddy's, che è stato appunto adottato da un regista, tra cui tra questi attori ci sarà anche Markiplier, molti di voi conosceranno, che è appunto uno youtuber americano molto famoso, quasi quanto PewDiePie, ma non direi, molto affezionato a Five Nights at Freddy's, questo youtuber. E quindi ragazzi, l'attore di questo film sarà appunto Markiplier, e appunto il regista sarà appunto Scott Cawthon di questo film. E ragazzi, ci stanno lavorando già da un bel po' di anni, solamente che non vi si lavora perché appunto registrare questo tipo di film richiede molto tempo, anche perché i costumi, come vedete sottofondo nelle immagini, sono strani. A parte lo scherzo, sono strani, ma anche sono fatti davvero molto bene. Quindi ragazzi, a quanto pare nel film si registrerà con dei veri e propri robot, proprio i personaggi saranno proprio robot, saranno animatronics, ragazzi. Quindi per questo pure gli stanno mettendo molto tempo a sviluppare questo film. Comunque ragazzi, penso che uscirà perfino in Italia, se questo film farà molto scalpore, ma penso proprio di sì, perché c'è un gioco che esce l'8 agosto. Il 14 agosto diventa il gioco horror più famoso di tutti i tempi. Non penso che non uscirà il film in Italia, cioè no, non penso proprio. Cioè, guarda caso. Vabbè, comunque. Passiamo ad altri fatti, ragazzi. Quindi questo era il film di Five Nights at Freddy's. E non molti di voi sanno che Scott Cawthon ha fatto anche un libro su Five Nights at Freddy's, dove racconta tutta la storia e la vera storia di Five Nights at Freddy's, ragazzi. Molti di voi pensavano che si trattasse di un sogno, infatti ci sono anche molte teorie di Five Nights at Freddy's dove si dice che si tratta solamente di un sogno del bambino di Five Nights at Freddy's 4, che alla fine io nel libro leggendo l'ho scoperto che si chiama Charlie. Wow, Charlie, che bel nome. Molti pensavano che si trattasse quindi di un sogno del bambino, ma non era così secondo me, ragazzi. Perché appunto, come sappiamo tutti, Five Nights at Freddy's ha una timeline e non può essere collegato, secondo me, a tutti gli altri giochi, perché appunto in ogni capitolo abbiamo un proprio protagonista che è differente dal nome del protagonista di Five Nights at Freddy's 4. Quindi secondo me non è un sogno, ma è appunto una timeline detta fatta, giusta. Infatti, come primo di tutti sappiamo, i primi capitoli che avvengono nella timeline, molti di voi dicono che prima c'è FNAF 4, poi FNAF 2, poi FNAF 1 e poi FNAF 3. No, sbagliato, sbagliato! Secondo me non è così. Perché appunto, come sappiamo in molti, FNAF
Secondo me FNAF 4 e FNAF 2 sono collegati nello stesso tempo, ovvero nell'87. Perché quando Fredbear appunto ha dato il morso, sappiamo che sono stati smantellati e disattivati. E sappiamo anche che la pizzeria è stata chiusa. Siccome era una catena di pizzerie, questa Freddy Fazbear Pizza e Freddy Family Diner, secondo me non era una timeline a seguire, ma FNAF 4 e FNAF 2 sono collegati sullo stesso tempo, ovvero nell'87, perché i modelli, essendo della stessa catena di pizzerie, e gli animatronics essendo dello stesso modello, si pensava che gli animatronics dello stesso modello avessero dei problemi e che fossero posseduti, appunto. Tanto che appunto nell'87 è venuto davvero il morso. Quindi, essendo dello stesso modello, i modelli di Fredbear Family Diner, ovvero Spring Money e Fredbear, sono stati trasferiti nel Freddy Fazbear Pizza dopo che Fredbear Family Diner, dopo l'omicidio, è stato chiuso e sono stati appunto trasferiti nel Freddy Fazbear Pizza. Quindi, per questa è la spiegazione che troviamo tutti i White Red Animatronics in un solo gioco, appunto FNAF 2, e poi sono stati appunto sostituiti dai Toy Animatronics nel 2, e poi a seguire, dopo la timeline, la sappiamo tutti, sono stati ricostruiti, così viene FNAF 1, e dopo sono stati distrutti appunto dal famoso Purple Guy, Froshoman, io lo chiamo. E comunque appunto sono stati distrutti, e così viene poi il terzo capitolo, che si tratta appunto di Spring Bonnie, che era rimasto l'ultimo animatronics intatto, che era rimasto sempre nella parts and service, o come volete chiamare, nel safe room, che era appunto la stanza dove nessuno poteva entrare. Forse non molti di voi sapevano di questa storia di Five Nights at Freddy's, ragazzi, ma cercherò in un altro video di spiegare meglio questa teoria, perché appunto io ho una teoria tutta mia e che alla fine non fa neanche una piega, perché appunto l'ho raccontata anche ai miei amici personalmente e mi hanno detto che questa teoria non fa neanche una piega, tanto che questa teoria che ho detto io è stata caricata anche su Facebook in una pagina di FNAF, solamente che non mi ricordo come si chiama, perché è stato molto tempo fa, appunto quando era uscito FNAF 4, non mi ricordo come si chiama la pagina, ma comunque state tranquilli che questa teoria che ho io, secondo me, è quella giusta, perché non fa neanche una piega, e lo hanno detto pure molti miei amici, e me l'hanno detto anche molte pagine Facebook di FNAF, che questa teoria non fa neanche una piega, e quindi si pensa sia quella giusta, pure perché personalmente sto leggendo il libro e secondo me la teoria mia è quella giusta. Quindi, ragazzi, se volete sentire questa teoria, arriva un minimo a 35 mi piace e io ve la porto. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare pollice in su, commentare e condividere. E ragazzi, vi raccomando, passate buon capodanno da parte mia, e mi scordavo a dirvi un'ultima cosa, che appunto è che sul sito di FNAF World è stata scaricata un'immagine dove ci sono appunto sempre tutti i personaggi, che siano carini, ma con dietro appunto i boss che abbiamo visto nelle immagini che hanno caricato in passato, per esempio Bubba, che brutto. Questi due non si sa come si chiamano perché non sono stati caricati in nessuna immagine, e quindi non si sa come si chiamano e da dove vengono soprattutto. Ma comunque sono altri due boss, tra cui, tra questi quattro boss, scusate perché nell'immagine ce ne sono quattro, tra questi quattro boss ne riconosciamo solamente due, ovvero Bubba e l'altro, che è un boss che viene chiamato Ballboy, che è stato caricato in un'immagine recente che purtroppo non vi ho potuto far vedere. Ma comunque, ragazzi, gli unici due boss che per adesso si conoscono sono Bubba e Ballboy. Comunque, ragazzi, come vedete in questa immagine, Scott vi augura buon Natale, io vi auguro buon Capodanno perché ormai Natale è passato, giustamente. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare pollice in su, commentare e condividere, e noi ci vediamo al prossimo video. Auguri, buone feste, buon Capodanno e ciao ciao.